Buongiorno a tutti. Parliamo con Riccarda Viglino. Lei è stata per molti anni, per diversi decenni per la verità, insegnante di scuola primaria. Si è occupata e si occupa tuttora di formazione dei docenti, con particolare riguardo al tema dell'apprendimento cooperativo, del cooperative learning, di cui è davvero una esperta. Lei di recente ha anche pubblicato un libro molto interessante proprio su questo argomento. Senti Riccarda, con te io vorrei affrontare un po' un argomento, un tema che ricorre spesso nei social, nel dibattito, ed è il tema del lavoro di gruppo contro lezione frontale. Cioè, c'è chi sostiene che la lezione frontale è il vero metodo di insegnamento, cioè quello che davvero riesce a far passare contenuti e conoscenze, quindi che riesce a trasmettere contenuti e conoscenze ai ragazzi, e altri che sostengono invece che la didattica attiva è più efficace. Allora, secondo te come stanno le cose? Tu hai praticato per molti anni le tecniche, diciamo, dell'apprendimento cooperativo, anche se forse chiamarle tecniche è un po' sbagliato, ma adesso, ecco, ma adesso parliamo invece di questo. Come stanno le cose, secondo te, sulla base della tua esperienza? Cioè, tu cosa hai constatato? Il mio incontro con il lavoro di gruppo è iniziato da giovane insegnante, quando avevamo capito che l'attività dei bambini, far agire i bambini, era fondamentale per poter creare un apprendimento duraturo e significativo. L'incontro con il cooperative learning, avvenuto in tempi più recenti, anche se parlo ormai di 20 anni fa, ha fatto sì che risolvesse alcuni dei nodi cruciali che avevano impedito l'efficacia di quei lavori di gruppo. E non c'è una dicotomia lezione e lavoro di gruppo, sono due versanti della stessa medaglia, cioè due aspetti importanti. Per alcuni elementi la lezione direi è indispensabile. Anche se su questo io aprirei una parentesi, di che tipo di lezione stiamo parlando, quanto dura questa lezione, in che modalità viene svolta, ci sono tante modalità di fare lezioni, alcune più efficaci ed altre meno efficaci. Il lavoro di gruppo permette di far agire i ragazzi, di fare co-costruire i significati, permette il confronto, l'aiuto reciproco, lo scambio e quindi rende sicuramente l'apprendimento più attivo e quindi più efficace e duraturo. Ecco, senti Riccarda, però ci sono molti che dicono: ma sì, tutto questo è bello, interessante, però qui c'è un po' il rischio che in questo modo l'insegnante si trasformi un po' in un animatore, cioè tutto viene messo sotto forma di gioco. In realtà l'insegnante non è quello, l'insegnante dovrebbe essere colui che trasmette conoscenze, che trasmette saperi, perché questo è l'anima dell'insegnamento. Tu che cosa ne pensi? C'è questo contrasto, cioè gioco e apprendimento e insegnamento? Allora, qui sono molti temi che meritano di essere sviluppati. Intanto la dimensione del gioco è una dimensione importantissima per l'apprendimento a tutti i livelli di età. Poi chiaramente dobbiamo intenderci su che cosa si intende per gioco. L'altro nodo importante è pensare all'insegnante come colui che trasmette le sue conoscenze, oppure a pensare all'insegnante come colui che organizza l'ambiente di apprendimento in modo che queste conoscenze vengano apprese. E quindi, soprattutto ora che l'orizzonte da parecchi anni è quello della competenza e non è soltanto l'orizzonte delle conoscenze, sicuramente le conoscenze sono indispensabili per raggiungere poi la competenza attraverso l'utilizzo combinato di abilità, conoscenze e atteggiamenti. Però anche le conoscenze si possono co-costruire. Questo non vuol dire che la figura dell'insegnante venga sminuita, anzi, il lavoro richiesto all'insegnante è un lavoro notevole. Direi che molti insegnanti si spaventano, tra virgolette, della mole di lavoro che c'è nell'utilizzare in modo proficuo il cooperative learning, perché vuol dire reperire materiali, organizzarli, strutturare i gruppi, strutturare la sequenza delle attività, definire i tempi, assegnare i ruoli per il funzionamento.
Questo fa sì che la sua figura diventi una figura importante, perché è colui che organizza ed è responsabile di tutte le attività e che tira le fila poi di tutte le attività, le coordina, e i ragazzi lo percepiscono in modo chiaro e netto. Questo non viene sminuita assolutamente la figura dell'insegnante. Ecco, senza dimenticare quel noto proverbio cinese che dice: se ascolto dimentico, se vedo ricordo, ma se faccio capisco. Ecco, questo proverbio credo che abbia molto a che fare con il tema della didattica attiva e dell'apprendimento cooperativo, o sbaglio? No, anzi, è proprio così. D'altra parte non è un elemento nuovo questo della didattica attiva e del costruttivismo. Ci sono decenni di studi, di ricerche, di applicazioni in questo campo, e quindi sicuramente io sono in grado di comprendere, cioè di avere un apprendimento significativo, un apprendimento che sento mio, se faccio. Semplicemente ascoltando questo non avviene. Io posso ripetere quello che ho ascoltato, ma senza possederlo veramente. Nei casi migliori posso essere aiutato a rielaborarlo, ma sempre ripeto un sapere di un altro. E quindi non è un sapere che mi appartiene. Se invece io ho lavorato anche su questo sapere, ho messo in campo delle abilità per rielaborare, per decostruire e ricostruire questo sapere, se per esempio le mappe concettuali non mi vengono date dall'insegnante, ma sono io che le costruisco, veramente questo struttura conoscenza, struttura apprendimento, altrimenti è un ennesimo elemento che io devo memorizzare e riprodurre. Quindi mettiamola così, in questa chiave: se io ascolto una bella lezione, magari mi appassiono in quel momento quando l'ascolto, però è abbastanza facile che poi dimentico parecchio sì, di quello che ho ascoltato. Tranne che questo ascolto sia strutturato come ascolto attivo, che quindi l'insegnante renda attiva la sua spiegazione. Ci sono per esempio alcune strutture che permettono di fare questa. Una è la spiegazione intermittente, quindi la quantità, diciamo che l'impostazione generale della spiegazione viene suddivisa in nuclei tematici congruenti, e alla fine di ogni breve nucleo tematico l'insegnante propone una breve attività di rielaborazione ai ragazzi, dopodiché riprende. E questo fa sì che intanto l'attenzione venga mantenuta, perché spesso si richiede ai bambini soprattutto e anche ai ragazzi di mantenere l'attenzione per 8 o più ore di scuola, sempre allo stesso modo, come diciamo il primo momento in cui mettono piedi in classe, e quindi da un lato mantenere l'attenzione e dall'altro subito rielaborare l'ascoltato in modo da farlo proprio, da fissare anche gli elementi importanti, gli elementi principali di quanto ascoltato. Se poi seguo una lezione parlata in cui magari l'insegnante usa delle slide o altro materiale visivo, io ricordo qualche cosetta di più, ma se davvero voglio capire, devo fare io delle cose, no? Devo manipolare degli oggetti, dei libri, devo manipolare degli schemi, confrontarmi con i compagni, discutere, no? Questo è un po' il significato della lezione attiva. Ripeto, senza dimenticare che, senza trascurare il fatto, come tu stessa hai detto, che comunque la lezione frontale, entro certi limiti, può comunque essere utile. Bene, questo sì, sta alla capacità dell'insegnante di individuare il momento in cui è indispensabile un suo intervento, diciamo a livello frontale, e poi invece strutturare le parti in cui i ragazzi agiscono, poi riprendere a livello frontale e così via, in modo che i momenti si alternano e l'apprendimento avviene in modo efficace. Noi dobbiamo rendere i bambini, i ragazzi, sempre più autonomi e padroni del loro processo di apprendimento, perché quando la lezione frontale diciamo ha avuto inizio, la quantità di conoscenze da trasmettere non erano paragonabili alla quantità di conoscenze a cui abbiamo accesso noi oggi e che noi in teoria dovremmo, per così dire, trasmettere ai ragazzi. Certo. È molto importante che invece padroneggino il loro processo di apprendimento e diventino essi stessi capaci di reperire le informazioni
e di lavorare con queste informazioni. Quindi è indispensabile che siano attivi e che, ancora una volta, il rapporto con i compagni diventi un elemento facilitatore dell'apprendimento. Senza considerare, poi con questa osservazione direi che possiamo chiudere, che in una modalità di tipo attivo si riesce anche a mantenere viva l'attenzione degli studenti, degli alunni, e forse si riesce anche a motivarli meglio. Ecco, non dimentichiamo il ruolo importantissimo che ha anche la motivazione nell'apprendimento. Tutti noi sappiamo che impariamo quando riusciamo a stare attenti a quello che facciamo, ma anche quando siamo interessati, quando siamo motivati ad apprendere. In questo l'apprendimento cooperativo dovrebbe essere di grande aiuto, è giusto? Sì, sicuramente. Bisogna che anche qua che gli argomenti su cui si fanno lavorare i ragazzi siano argomenti interessanti e che siano sfidanti, quindi mai banali. Ma che se per esempio un bambino, un ragazzo percepisce che il compito che l'insegnante ha dato da svolgere al gruppo, lui è in grado di farlo da solo e meglio, non avrà nessun interesse a lavorare in gruppo. Quindi l'attività proposta al lavoro di gruppo deve essere un'attività più complessa e più sfidante, in modo che loro, i bambini, i ragazzi, capiscano che insieme possono superare questa difficoltà e che soltanto mettendo insieme le diverse risorse possono raggiungere l'obiettivo. E quindi il livello dell'interesse, l'aspetto dell'interesse e del compito sfidante sono sicuramente fondamentali per l'apprendimento. E noi possiamo seguire delle lezioni anche lunghe, se sono interessanti e sono appassionanti, perché poi l'altro aspetto è questo, come invece non riusciamo a seguire nemmeno una breve lezione se è banale, se non è sfidante, se non è appassionante. Grazie allora a Riccardo Avigliino per questo suo interessante contributo su questo argomento molto discusso, molto dibattuto fra gli insegnanti, e ad un prossimo incontro in cui magari possiamo ancora approfondire questo tema. Grazie ancora. Grazie.